È la vigilia del Natale 2015, le telecamere sono quelle di videosorveglianza degli uffici di via Flaccavento del comune di Comiso in provincia di Ragusa. Grazie soprattutto a queste immagini la polizia è riuscita ad identificare i due responsabili, i due pluripregiudicati. In auto, a fare da palo, aspetta Michele Mario Sidoti, 60 anni, mentre l'autore materiale del rogo è Carmelo Ricca, 48 anni, sorvegliato speciale. Ricca aveva prima sfondato le porte degli uffici, poi aveva cosparso la benzina nei locali e infine aveva appiccato il fuoco. Il motivo del gesto? Una cartella esattoriale da 8.000 euro che avrebbe dovuto pagare un loro parente. Per questo avevano deciso di dare fuoco all'intero ufficio notifiche. L'incendio si è poi esteso ad altri locali ed è stato domato dai vigili del fuoco. Inizialmente si era pensato ad un cortocircuito, ma subito la pista dolosa era apparsa come quella principale. Tra le ipotesi, un possibile mancato rinnovo di contratto da parte del comune, oppure un dipendente di una ditta esterna licenziato, o ancora problemi personali tra dipendenti, oppure una minaccia di tipo politico. Nulla di tutto questo. Insieme alle immagini di videosorveglianza, i due sono stati incastrati grazie ai tabulati telefonici. Non solo la sera stessa si erano sentiti frequentemente, ma i loro telefoni risultavano essere proprio nella zona degli uffici. Il rogo ha causato danni per migliaia di euro e ha reso gli uffici inagibili. Per chi fa parte della cosiddetta lista bianca, l'ora X è scattata. Da oggi, infatti, chi rientra nelle categorie previste potrà richiedere l'inserimento inviando una mail certificata, una PEC, all'indirizzo predisposto dal comune. Il modulo da scaricare per gli interessati sul portale della mobilità deve essere compilato proprio con la richiesta di accredito. Sarà poi l'AMAT, dopo le verifiche, a rilasciare l'autorizzazione per la lista bianca. Ricevuto il via libera, sarà poi possibile collegarsi al portale della mobilità del comune per riscrivere la propria vettura alla lista di quelle autorizzate. La zona a traffico limitato sarà attiva dal 10 ottobre nell'area che si estende, lo ricordiamo, da Piazza Giulio Cesare a Via Cavour e da Porta Nuova a Porta Felice. Sarà attiva da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20, il sabato invece solo dalle 8 alle 13. Non ci saranno invece limitazioni nelle domeniche in generale e nei festivi. Vale la pena infine ricordare che chi ha ancora i pass della precedente ordinanza non può più chiedere il rimborso. Solo dopo il 26 settembre si potrà contestualmente richiedere il rimborso e qualora si abbia titolo ad avere un nuovo pass di accesso, ottenere il nuovo permesso definitivo.